Signore agrigentine e siciliane, signori agrigentini e siciliani, parto con una considerazione sui sessi. È mia opinione che le donne in genere sono più brave degli uomini. Vi sono delle eccezioni, cioè di uomini molto bravi che possono anche forse essere più bravi delle donne, ma in genere le qualità migliori vengono espresse da quello che viene chiamato il gentil sesso. Oggi parleremo di questa signora che immediatamente prego di inquadrare in questa foto estremamente significativa. Vediamo una donna che al comune di Agrigento, per mia memoria, segna due record. Uno di efficienza e uno che mi piace da maschietto che ha una passione per le bellezze femminili, segna Roberta Lala il punteggio più alto nella bellezza e nel fascino femminile. Roberta Lala è l'assessore che da quando io mi occupo di politica comunale, cioè dagli anni 80, ha posto in essere con maggiore efficienza e bravura l'espletamento dei suoi compiti. Adesso vedremo un fatto concretissimo ed estremamente importante che per la gente come me, che ama gli animali, che ha gli animali a casa, che vive anche una passione per l'ambiente felino, canino, appunto, degli animali, è una conquista importante. L'ambulatorio veterinario comunale. Ma Roberta Lala è anche, consentitemi la battuta, dire, se vogliamo, un po' sessista, tra le persone esteticamente e sul terreno del fascino migliori che abbiano mai frequentato il palazzo di città agrigentino. E queste mie valutazioni positive su Roberta Lala, come vedremo, sono condivise da tantissimi cittadini. Immediatamente vediamo il record di efficienza di Roberta Lala. Questo è un sito che io non conoscevo, non è agrigentino, è siciliano, non conosco Andrea Bersanti e questo signore ha fatto un articolo, Andrea Bersanti, il comune di Agrigento inaugura il nuovo ambulatorio veterinario pubblico. A 12 anni dall'avvio dell'iter, l'amministrazione del comune siciliano ha inaugurato una nuova struttura dotata di sala operatoria dove verranno eseguite le sterilizzazioni e inseriti i microchip. Il comune di Agrigento ha un nuovo ambulatorio veterinario che verrà dedicato alla cura degli animali del territorio, alla sterilizzazione di cani e gatti e alla microchippatura. L'inaugurazione della struttura realizzata in data consolida è avvenuta mercoledì. Stiamo parlando del 4 agosto 22, alcuni mesi addietro, quindi è avvenuto mercoledì. E l'ambulatorio sarà operativo già a partire dalla prossima settimana, con le prime sterilizzazioni programmate portate a termine della sala operatoria attrezzata, costruita anche grazie a fondi di aziende private che hanno voluto partecipare al progetto. E da agrigentino amante degli animali devo ringraziare Giuseppe Deni per il contributo che ha dato affinché il comune di Agrigento potesse aprire l'ambulatorio veterinario. L'iniziativa è stata fortemente voluta dall'assessore comunale con delega alla tutela animale Roberta Lala, che ha spiegato che i volontari delle associazioni attive sul territorio potranno rivolgersi all'ufficio sanitario del comune di Agrigento per chiedere la sterilizzazione dei cani e dei gatti delle colonie feline di cui si prendono cure, che all'interno dell'ambulatorio opereranno i veterinari dell'azienda sanitaria provinciale a titolo gratuito con l'obiettivo di gestire
nel modo più adeguato il fenomeno del randagismo. Faccio un appello a tutti i miei concittadini che sono arrivati oggi per l'inaugurazione, ha detto Lala. Vorrei che fossero d'esempio contro l'abbandono, il canile è pieno e anche le associazioni faticano a gestire tutti gli abbandoni. Con questa struttura proviamo ad andare in loro soccorso, ma serve la collaborazione di tutti. Io a casa ho una cagnolina abbandonata che oltre a dirmi addietro fu investita, mio figlio ha soccorso e l'abbiamo prima curata e poi adottata. Si chiama Ginetta, oggi ha 13 anni. Questo ambulatorio è un grande traguardo di cui sono estremamente orgoglioso, ha aggiunto il sindaco di Agrigento Francesco Micichè. Estremamente orgoglioso e siccome è una nullità umana ha fatto andare via l'assessore che ha realizzato questo ambulatorio di cui il sindaco è estremamente orgoglioso. La coerenza intellettiva del sindaco Micichè è qualche cosa che bisogna ancora scoprire. Chiameremo Cristoforo Colombo, chissà, colui che ha scoperto l'America, se non scopra qualche qualità positiva in questa sindacatura di Micichè. Una l'avevamo con Roberta Lala e lui l'ha eliminata. Desidero ancora una volta ringraziare vivamente l'assessore Roberta Lala per la determinazione con cui ha portato avanti l'iter che avevo iniziato dal 2015 da assessore. Ritengo doveroso ringraziare anche l'ASPI di Agrigento, eccetera, eccetera. Ringrazio le autorità intervenute, eccetera, eccetera. L'inaugurazione dell'ambulatorio arriva poche settimane dopo un'altra iniziativa promossa dal Comune, cioè da Roberta Lala, per la tutela degli animali che vivono sul territorio, la distribuzione gratuita di ciotole d'acqua per creare punti di rinfresco e abbeveraggio dei cani liberi. Quindi Roberta Lala è riuscita a realizzare l'ambulatorio veterinario comunale. E adesso sentiamo le ragioni per le quali Roberta Lala ha abbandonato Palazzo di Città, o meglio, è stata costretta ad abbandonare Palazzo di Città. L'unico assessore che meritava un punteggio 10 e lode si sta perdendo, o meglio, Micichè lo ha già perso in malo modo e come vedremo nell'ampia indignazione popolare. Ma sentiamo adesso Roberta Lala. Mi dimetto perché, ed è scritto anche in alcuni atti di indirizzo, ce ne sono almeno una ventina di atti di indirizzo, mi scade il contratto del soccorso animali. Io rappresento la protezione animali, quindi non posso permettere che un animale ferito, incidentato o che abbia bisogno di soccorso non gli venga dato. Io ho mandato un'email dove dico che finché io metto piede al comune non ci sarà un animale che non verrà soccorso, per cui avevo dato a settembre la disponibilità di dire... Devo interrompere Roberta Lala perché in effetti va chiarito, animali al comune ce ne sono un gran numero e Roberta ovviamente faceva riferimento agli animali a quattro zampe o agli animali a due zampe con le piume e le ali. Gli altri animali, quelli che tutti conosciamo, che distruggono quotidianamente la nostra città, ovviamente non erano al centro dei pensieri di Roberta Lala. Ma continuiamo a sentirla. Gli urbani, con email mandata al loro dirigente, di non dire alle persone che chiedevano soccorso, che servizio non c'è più, di passare a me le chiamate e avrei provveduto economicamente io, con enormi sacrifici, a farne fronte. Così è stato. Ovviamente così può essere per un periodo. Vorrei che si sentisse nuovamente da parte di tutti, perché la mia battuta ha interrotto il pensiero, quello che diceva Roberta Lala. Il sindaco Micichè ha fatto scadere il servizio di soccorso degli animali e Roberta Lala ha continuato ad effettuarlo per conto del comune di Agrigento attraverso suoi sacrifici personali. Personali nel senso che si alzava anche alle 2 di notte quando veniva chiamata per andare a soccorrere gli animali e personali nel senso che ci ha messo i soldini di tasca sua per far proseguire l'assistenza agli animali. Ma risentiamolo. Piede al comune, non ci
divisa un animale che non verrà soccorso, per cui avevo dato a settembre la disponibilità di dire Vigili Urbani con un'email mandata al loro dirigente di non dire alle persone che chiedevano soccorso che servizio non c'è più, di passare a me le chiamate e avrei provveduto economicamente io con enormi sacrifici a farne fronte. Così è stato, ovviamente così può essere per un periodo, io non sono milionaria, sono un imprenditore con le difficoltà che oggi riscontrano le imprese e quindi non potevo fare fronte a questo. Infatti ho detto in un'email mesi fa che se questa situazione non si aggiustava avrei dato le mie dimissioni. Ma c'è di più. Parlando con il mio compagno ho detto in questa data che avrei dato le dimissioni perché non veniva rinnovato il contratto, però volevo lasciare qualcosa, quindi ho detto al mio compagno che si occupa di consulenza se magari si poteva far aprire il comune un conto corrente e fare dare delle donazioni che sarebbero servite poi a fare il soccorso animali. Il mio compagno mi guarda e mi dice: ma Roberta, ti stanno facendo il rimpasto, quindi tu non sei più gradita, o quantomeno ti deve dare spazio ad altri per meccanismi politici ai quali non voglio entrare, perché io ricordo che in questo momento io non ho schieramento politico, avevo un'alleanza iniziale ma non ho mai conferito e non mi sono mai iscritta a nessun partito, quindi sono una persona libera. A questo punto chiamo l'alleato politico per sapere, perché mi sembra anche leale che un alleato te lo dica e tu non lo venga a sapere attraverso altre persone. L'alleato politico mi conferma quello che dice il mio compagno, io ero comunque intenzionata a dimettere, lo riscontrano gli atti di indirizzo datati. Faccio un passo indietro, il sindaco, pur ritenendo che io sia una persona valida, penso che si debba dare spazio ad altre persone, per cui c'è stata questa congiuntura del rimpasto, ma anche della mia arrabbiatura nel non aver potuto proseguire in dei progetti che io volevo proseguire. Confermo che continuerò a fare politica perché a me piace essere a servizio della città e non ho paura comunque di farmi delle amicizie. Io auguro a questa amministrazione fortuna, auguro che posso trovare persone che ci mettono l'anima così come ce l'ho messa io, che non si confondano laddove ci sia una necessità a dire apertamente quello che pensano, come sto facendo io. Nessuno mi toglierà la facoltà di controllare da cittadina come viene svolto il servizio alla protezione animale perché mi sta a cuore. Nessuno mi può bloccare nel vedere come verranno soccorsi gli animali, nessuno mi può bloccare. Qui la blocco per un attimo io, poi ritorneremo ancora indietro ad alcune affermazioni perché, rispetto ad alcune affermazioni, perché voglio dire a Roberta Lala che il mio canale Peppe Arnone lo sceriffo coadiuverà Roberta Lala nella attività di controllo a beneficio degli esseri viventi quadrupedi e piumati. Degli animali che tutti amiamo, non degli animali a due zampe e senza ali che molti disprezziamo. E quindi Roberta Lala avrà in me un consulente per le sue battaglie e ancor di più un canale mediatico per la sua attività di controllo che gli animali continuino ad essere tutelati come ha fatto concretamente Roberta Lala. Tra breve ritorniamo indietro al minuto terzo, che ci sono cose interessanti, ma adesso facciamo finire Lala. Bloccare a vedere come verrà trattato l'ambulatorio che io solo ed esclusivamente con la mia volontà ho aperto, quindi sfido chiunque verrà dopo di me a fare tanto quanto ho fatto io di non fare perdere i servizi, perché gli animali sono esseri preziosi. Ringrazio ancora l'amministrazione, saluto i miei colleghi a cui voglio sinceramente bene perché mi sono legata, voglio bene anche al sindaco,
avrei voluto essere più appoggiata e sostenuta dal sindaco, perché ho dato molto a questa amministrazione. Risentiamo dal minuto terzo quello che dice Roberta Lala, perché politicamente è molto interessante. 2 minuti e 42. Il sindaco, pur ritenendo che io sia una persona valida, penso che si debba dare spazio ad altre persone, per cui c'è... Allora, il sindaco, avendo una persona valida che è riuscita a realizzare persino l'ambulatorio veterinario pubblico e comunale e a tutelare realmente gli animali, ha ritenuto di privarsene. Noi siamo innanzi ad un'amministrazione che è recordman per l'inefficienza e gli imbrogli in una serie di settori, gestiti soprattutto dall'ex dirigente Gaetano Greco, imbrogli a mai finire. Siamo innanzi ad un'amministrazione che diciamo dovrà rispondere seriamente di contratti importanti per milioni di euro prorogati in cambio di assunzioni di amici, dovrà rispondere di imbrogli nel settore delle edilizie e di scempi, facendo riferimento anche alle vicende degli occhi chiusi e bendati dei comandanti dei vigili urbani rispetto all'albergo ristorante abusivo nella Valle dei Templi, aperto per 2 anni sotto l'amministrazione Miccichè, cieca e sorda, nel parco archeologico e in riva al mare. Dovrà rispondere degli imbrogli di Francesco Picarella, che è andato a casa dopo gli avvisi di garanzia ricevuti, ha ritenuto di lasciarci, ma su Picarella torneremo. E si priva il sindaco dell'unico assessore su cui diciamo l'opinione dell'intera cittadinanza è eccellente. Non voglio parlare male di altri assessori, vi sono una parte degli assessori che hanno operato in modo pessimo, tra questi metto Aurelio Trupia, alcuni assessori che hanno operato con buona volontà, sono pochi, e ottenendo alcuni risultati, l'unico assessore a pagella piena con 10 e lode era Roberta Lala, e il sindaco, adesso lo vedremo, ha ritenuto di sbarazzarsene perché, sentiamolo di nuovo, deve dare spazio. In realtà si amministra la città per rendere servizi ai cittadini, e quindi se vi è una cosa che funziona non si dovrebbe guastare. E credo che nessuno degli agrigentini sia d'accordo a togliere Roberta Lala per dare spazi politici. Credo che sia un'opinione che sta nella testa del sindaco e di pochi altri. Ma risentiamo questa diciamo follia allo stato puro posta in essere da Miccichè attraverso la sua parola, e ce la riassume Roberta Lala. Gli atti di indirizzo da dati. Faccio un passo indietro. Il sindaco, pur ritenendo che io sia una persona valida, penso che si debba dare spazio ad altre persone, per cui c'è stata questa congiuntura del rimbalzo, ma anche della mia arrabbiatura nel non aver potuto proseguire in dei progetti che io volevo proseguire. Confermo che continuerò a fare politica, perché a me piace essere a servizio della città, e non ho paura comunque di farmi delle amicizie. Io auguro a questa amministrazione fortuna, auguro che posso trovare persone che ci mettono l'anima così come ce l'ho messa io, che non si confondano laddove ci sono necessità a dire apertamente quello che pensano, come sto facendo io. Nessuno mi toglierà la facoltà di controllare da cittadina come viene svolto il servizio alla protezione animali, perché mi sta a cuore. Nessuno mi può bloccare a vedere come verranno soccorsi gli animali, nessuno mi può bloccare a vedere come verrà trattato l'ambulatorio che io solo ed esclusivamente con la mia volontà ho aperto. Quindi sfido chiunque verrà dopo di me a fare tanto quanto ho fatto io, di non fare perdere i servizi.
Andiamo adesso a vedere cosa pensa la gente di questa imbecillità allo stato puro che ha posto in essere Miccichè privando la città di Roberta Vala. Facebook è diciamo, un canale importante anche per effettuare diciamo, una verifica della volontà delle persone. La notizia che Roberta Vala veniva mandata via otteneva 296 commenti sintetici attraverso i like. Guardate quante persone abbracciano Lala, questi che vediamo qui, più 21. Guardiamo quante persone esprimono il cuore verso Lala, quelli che vediamo qui, più altri 53. Guardiamo quanti mettono mi piace di apprezzamento per Lala, quelle che vediamo qui, più altre 166. Ma ancora più interessanti sono i commenti. Vediamo i commenti più pertinenti. Applausi, unica Roberta. La tua grande voglia è frutto di un talento, dono di Dio, per fare le persone capaci non hanno bisogno di titoli. Carissima, si può fare tanto anche al di fuori. Bravissima, super. Dispiaciuta, veramente sei stato un grande assessore competente e ti sei distinta dai tuoi predecessori per avere un cuore sensibile. Sei stata unica da circa 30 anni, sei bravissima e forse l'unico assessore che ha saputo lavorare con tanto impegno e lungimiranza. Sei stata unica, ti pongo sempre la mia disponibilità nella politica. Rosalba Farrugia, avrai perso la persona ma non sicuramente la dignità. Donna speciale, grande perdita politica per la città di Agrigento. Ciao Roberta, io sono sempre alla tua parte perché sei una donna combattiva. Io purtroppo ho poco tempo per fare tutte le cose che vorrei fare e in questo caso sto leggendo per la prima volta i commenti e li sto leggendo, diciamo, nella certezza, li vediamo tutti, che sono commenti inequivoci, positivi. L'applauso di Leonardo Di Caprio, Francesco Foti sei sempre meravigliosa, sei una persona meglio donna, splendida, piena di carità, amore per il prossimo, per gli animali. Sono molte centinaia, forse un migliaio, i like e i commenti in merito alle dimissioni di Roberta Vala. Qui parla uno degli assessori più positivi che ha la giunta, Giovanni Vaccaro, e dice: complimenti per tutto quello che hai fatto con fatica, passione, impegno e dedizione. Hai dato dignità a un settore, quello del randagismo, dimenticato da troppo tempo, non badando a spese, vedi pitturazione, acquisto gabbie, eccetera. Perdiamo una risorsa importante, fiero di avere lavorato con te. E qui abbiamo 33 commenti e 212 like. Prendiamo i commenti a caso. C'è uno che dice: meglio i cani, gli animali in genere, che le persone. Robertina, cuore sensibile per gli animali sin da piccola. E allora facciamo di tutto per farla rimanere. Una persona così non si trova, dai, siamo con te. Una persona splendida, un assessore come pochi. Fantastici, belle persone. Brava Roberta, sei stata grande. Valeria Capitano, grazie Roberta Vala, abbiamo aiutato tanti piccoli gattini randagi che erano destinati a morire. Grazie a lei ho avuto la possibilità di affidare un gattino a un'associazione. Mariella Terrasi, peccato, persona sensibile, attiva, concreta, rimani Roberta. Claudio Volpe, bisogna dare spazio al nero che avanza. Maria Urso, un tassello necessario. Saliamo sopra. Sono tutti commenti positivi. Paola Gaglio, una grave perdita e una sconfitta. Ecco,
cosa rappresentano queste tue dimissioni. Lo dico a cittadina, lo sottoscrivo da amica, che ha visto con i propri occhi devozione, ostinazione e sacrificio nel corso del tuo mandato, cene interrotte, eccetera, eccetera. Agata Mule, mi dispiace veramente perché ti ho conosciuto, dopo averti chiamato per aiutare una cagnolina e ti sei messa subito a disposizione facendo il possibile e l'impossibile. Grazie per i tuoi servizi. Ivano Baldo, la voce di tutti noi che proteggiamo gli animali. Qui abbiamo tutti questi cuori che parlano da soli. Questo era il post che avevo iniziato a commentare prima. Quindi mi pare che Marilena Pace, Roberta Lala, sì Roberta, il controllo ci vuole, noi volontari li facciamo tanto a suonare a spesa nostra, ma ci vuole il rapporto del comune che almeno li faccia sterilizzare. E Lala risponde, Marilena Pace, io l'ambulatorio l'ho aperto, le colonie feline sono istituite, le sterilizzazioni sono iniziate, basta solo proseguire, alla fine tutto è stato fatto. E allora, diciamo, Roberta Lala è una risorsa importantissima che abbiamo apprezzato in questi due anni e passa dell'amministrazione Micichè. L'amministrazione Micichè ci dà ogni giorno grandi ragioni per essere disprezzata. Anche l'allontanamento in questi termini di Roberta Lala è motivo di disprezzo, è una delle cose per cui poteva essere apprezzata in positivo l'amministrazione Micichè, era appunto la politica che portava Agrigento ad essere orgogliosa a favore degli animali. Micichè ha ritenuto di essere il sindaco di Modena e quindi di non doversi prendere il pensiero che ad Agrigento giochi politici, diciamo, deteriori, prevedevano che nella sua giunta l'assessore più bravo dovesse essere allontanato. Vi è da chiedersi se Micichè ancora, dopo aver quasi trascorso metà del suo mandato, abbia compreso quali sono i doveri di un sindaco. Io sono pronto a scommettere che Micichè non ha ancora chiaro cosa debba fare un sindaco, perché chi pone in essere la follia amministrativa di rimuovere l'assessore che meglio ha operato e ha realizzato, diciamo, situazioni, strutture, servizi importanti fino ad ora, diciamo, lasciati alla più totale inefficienza ed oggi fatto di orgoglio per gli agrigentini, e Micichè ritiene che questa persona debba essere cambiata, ruotata, perché occorre dare spazio ad altri. Evidentemente non ha capito nulla. Poteva togliere Trupia e fare l'ala vice sindaco, ne avremmo guadagnato in credibilità, ne avremmo guadagnato in immagine, avremmo avuto una città, come dire, al centro di un'attenzione molto positiva anche in vista di questo progetto di Agrigento capitale della cultura. Oggi possiamo dire che Agrigento può candidarsi ad essere capitale della incultura e della inciviltà, non della cultura e della civiltà, visto che rimuove gli assessori che il sindaco stima. Il sindaco stima un assessore, dice che opera benissimo, lo apprezza e lo manda a casa. Ma voi che ne dite? Questo sindaco la testa la usa solo per pettinarsi i capelli e farsi lo shampoo? Io ritengo proprio di sì. I capelli il sindaco li ha sempre perfetti, i ragionamenti, diciamo, invece sono ben lontani dalla perfezione dei suoi capelli. Io avrei la preferenza per un sindaco spettinato, sciatto, ma che diciamo avesse la stessa cura nei pensieri della cura che ha Micichè per i suoi capelli. In questo caso invece i pensieri di Micichè sono sempre e solo pensieri
altamente ridicoli. Io ringrazio Roberta Lala, disprezzo ancora una volta Francesco Micichè, ritengo che sia necessario abbreviare i tempi della sua permanenza al Comune di Agrigento e ritengo doveroso per chi come me ama Agrigento impiegare le sue energie per dare luogo al più presto ad un ricambio. Roberta Lala, credo che lavoreremo molto assieme. Buona serata.